Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. Oggi affrontiamo una sfida di non poco conto per noi 60, over 60. C'est-à-dire, en français, useremo questo fondotinta Infallible Fresh Wear 24 ore dell'Oréal Paris. Un fondotinta low cost ma non troppo. Io questo l'ho comprato online e quindi per il colore mi sono un po' arrangiata. Di solito in tanti brand io sono sempre il 2 punto qualcosa, allora ho preso il 20. In realtà è che è Ivoire o Ivory, Avorio, e temo però che sia, sì, scusate la faccia, ma adesso mi trucco, ma credo che sia un pelino forse troppo chiaro, ma sapete che la regola base è meglio un po' più chiaro che troppo scuro, quindi vedremo poi magari di scurirlo con il contouring e quant'altro. E vediamo se va bene anche per una pelle matura. So che ci sono degli youtuber bravissimi che l'hanno testata sugli over 40, ma ragazzi, qui la sfida è grossa, ma vi preannuncio che prossimamente, penso nel fine settimana, e lì la sfida sarà pesante. Userò questo, l'Infallible Fresh Wear, ma quello foundation in a powder. E qui, dato che questa è a consistenza secca, vediamo cosa combinerò, se dovrò correre a struccarmi. Oggi partiamo slow con questo. Devo fare ancora tutta la skincare, naturalmente ho già fatto la detersione, le cose che sapete, trovate sul mio canale la skincare che faccio, diciamo il lavaggio del viso al mattino, ma anche alla sera, eccetera, lo trovate sul mio canale. Ma veniamo invece a quindi quella della mattina che necessita di acqua, di risciacquo, l'abbiamo già fatta. Procediamo a quella che non necessita di risciacquo, ma che è la routine beauty. Beauty, il concetto di bellezza è molto relativo in alcuni casi, pre e trucco. Allora, innanzitutto, come sapete, io uso di Sanoflor, acqua ipnotica, è un essence botanica, antifatica, occhi e ciglia. Breve agitation e si mette così un po' sui polpastrelli, ne basta ovviamente nulla, pochissimo, e si massaggia così velocemente su occhi e ciglia senza problemi, perché vi assicuro che non brucia per nulla. Fidatevi. Mettiamo via. Passiamo poi, dato che il viso è stato lavato, ho già messo un tonico, però mettiamo su anche questo. Voi sapete, chi mi segue lo sa già, Repetita Juvent di Mario Badescu Skin Care Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water. È uno spray che ha uno spruzzo pessimo, secondo me. Allora io lo spruzzo su un dischetto abbastanza in abbondanza. È molto fresco, molto piacevole, e lo passo così sul viso. Il tonico va tamponato, quindi così, quando l'ho usato di più con funzione di idratazione. Lo usate così, leggermente, delicatamente strisciato, se volete completare la pulizia. Allora, ho tenuto su gli abiti, non mi sono messa più leggera perché non voglio nascondervi niente, perché in realtà è appena arrivato un piccolo ordine da Amazon, niente, mi era comprata dei pigiami. Essence di Caudalie, Vino Perfect. Illuminante, e quindi mi sono dovuta cambiare tutta, provare per vedere se mi andavano bene. Occhio, mi sembravano un po' piccoli, in realtà mi vanno meglio così, così non li devo rendere, vanno bene, sono belli morbidi. A quel punto mi sono rivestita, adesso l'idea di tirar via ancora no. Quindi tenetemi così con la sciarpina. Stavolta va così. Poi cosa mettiamo? Poi mettiamo sulle palpebre, me lo chiedete spessissimo, questi prodottini che uso sulle palpebre, attention please, come per esempio il Dexian Med Palpebral di Ducret, è soltanto per chi soffre, serve per prevenire
l'eczema palpebrale. Se non soffrite di eczema palpebrale, non vi servono a niente questi prodotti. Sono pure costosetti. Io forse faccio male a dire che li uso, ma non vi servono a niente. Non sono anti-age, non c'entrano niente. Allora, poi sulle labbra metto, questo invece è un anti-age abbastanza potente, di Elena Rubinstein, Lèvres Régal B, Ferrin Pulpin Immédiat Anti-Ride per le labbra. Come vedete sta finendo, vi dura una vita e mezzo e costa tantissimo. Tanto, ma proprio tanto. Io quando l'ho preso che c'era uno scontone su Sephora, credo del 50, ma anche con lo sconto 50 costa tanto. Ok. Mettete così perché sono anche pochissimi, sono 15 millilitri, però ripeto, vi dura, per il contorno labbra, e non l'ho detto, ma forse si capiva. Ok, poi mettiamo un contorno occhi, questo io lo adoro, lo alterno ad altri contorni occhi più cari, questo è il cercolo di CeraVe, che in realtà ha una consistenza, ha spiegato molto bene la Julie Kova, è una mousse in realtà, perché io la vedevo molto denso, no? È una mousse in realtà, la consistenza di una mousse, è molto vero, e si mette sul contorno occhi, palpebra inferiore. Tenete presente che per contorno occhi si intende la palpebra inferiore, tutt'al più questa zona qui, e per usarlo anche sulla palpebra superiore, deve essere proprio specificatamente indicato. Allora, poi, crema da giorno. Ho ripescato fuori, scusate un secondo, non trovo, io di solito uso la coda di un cucchiaino, ma mannaggia, non lo trovo, si vede che l'avrò lavato e rimasto in cucina. L'ho ripescata fuori, questa mi era stata omaggiata dal brand la scorsa estate di Rougi, della nuova loro, è una crema giorno della loro nuova linea Glow Tech 2 Oxygen System, ha un SPF 20, è molto illuminante, l'avevo piantata lì, ha un leggero colore rosato, profumo gradevolissimo, all'inizio non mi piaceva ma in realtà non è male, scusate, non si dovrebbe andare col dito nel vasetto, ma ho saltato un passaggio. Sì, il siero. Vabbè, facciamo così. Rimediamo così, lo mescoliamo. Questo qui è quello, il vino Perfect di Caudalie. È una travel. E ne mettiamo un goccino qui, insieme alla crema, si può fare. Lo mettiamo così velocemente. Ecco. Lo mescoliamo alla nostra crema. Ecco qua. Per cui dicevo, il collo andrebbe fatto meglio, ma oggi va così, tanto lo troviamo coperto. No, è una cavolata, il collo va fatto. Ok. Sì, ha un profumo, forse un po' intenso di rosa. Comunque fiorito, non so. Che hanno sempre un po' quel retrogusto chimico. Comunque, sono io un po' esagerata. È un'ottima crema. L'avevo piantata lì perché avevo voglia di usarne una un po' più leggera, non che sia pesante, ma ancora più leggera. Comunque è ottima. E anche l'SPF che non guasta. Poi, però, sappiamo che l'SPF delle creme non basta, o dei fondotinta non basta, e noi mettiamo sempre anche un solare vero e proprio. Questo è l'Anti-Helios a tocco secco, è un gel cream della Roche-Posay 50+, sta finendo, ne mettiamo un paio di pump, ne è uscito un bel po' e non scorre benissimo proprio perché è a tocco secco. A me serve perché non mi lucida, perché a volte le creme solari, a volte spessissimo le creme solari, anche quella di Rougi piuttosto, che se non sono a tocco secco, se non c'è scritto specificatamente, occhio perché lucidano. Poi il solito
stick di Clarin 50+, questo qui tra semi trasparenti arancio, per il contorno occhi, questo si può usare tranquillamente, e io lo uso anche sulle guance per le macchie solari. Ok, rimettiamo tutto via e sarete impazienti di arrivare al make up. Per idratare bene la pelle, per affrontare questo fondotinta che non so se, non credo sia pensato per pelli agée, mettiamo anche l'Hangover, che è un primer molto idratante di Too Faced, famosissimo, che esiste da tanto tempo. Ne mettiamo due pump. Questo primer svolge la sua azione efficace di far durare di più il make up senza utilizzare parabeni, ma semplicemente usando l'idratazione. Ecco qua. Quindi il fondotinta sottrae acqua alla pelle durante il giorno e questo qui te ne aggiunge di idratazione. Ora dovremmo aspettare un quarto d'ora, ma non ci voglia. Di solito aspetto. Passiamo a L'Oreal. Ragazzi, qui ci giochiamo il tutto per tutto. Io in realtà ieri ho provato, ho fatto un piccolo swatch sulla mano. Sì, è chiaro, ma non è così un disastro, mi sembra. L'erogatore non è male. Mettiamo un paio di pump, non di più, perché vediamo come si comporta il prodottino, perché ancora non lo conosciamo. Prendiamo un pennello adatto a pelle agée, questo qui a lingua di gatto, tratto un bellissimo colore viola ed è di Brushworks HD, è ottimo e costavano anche poco, si prese sicuramente online. Ok, spalmiamo, leggera profumazione. Non sembra così chiaro. Io ero incerta tra questo e il color lino, però il mio problema col color lino era che temevo avesse troppo giallo. Questo invece aveva questo colore qui, che è Ivory, aveva una componente fredda che non mi dispiaceva. Stratifico un po' sulle guance. Allora, due pump sono tanto, si potrebbe anche mettere un solo pump. Mi sembra di sì, però. Ecco. Non metto sopra la palpebra, perché non conosco questo prodotto e non voglio stratificare troppo. Sopra, sulla palpebra superiore. Che poi devi inquadrare gli ombretti. Ma, al momento, vabbè, non male, vediamo poi ovviamente come si comporta, poi bisogna vedere la resa durante il giorno. Allora, passiamo al correttore. Usiamo questo, usando in questo periodo, questo di Bourjois, il T-Mix antifatica, con un complesso vitaminico. Io uso il 51, il Claire. Non è molto coprente, non è male, ma non è molto coprente, forse più adatta a una pelle più giovane, però insomma non è male, si può, certo non è a livello di quello di Clio o altri che insomma che sono molto più coprenti. Quello di Clio in questo periodo sto usando lo 07 e lo metto qui per le macchie solari. Ok, pennello per le occhiaie, io uso questo qui di Real Techniques. Non si legge, però credo fosse proprio per il correttore. Oddio, per fare una bella correzione che ci vuole molto più tempo, bisogna andare a picchiettare così di taglio, in realtà con un pennello non di questa forma, non così grande. Io qui faccio per fare un po' in fretta, sennò i video durano troppo. Direi che questo lo conosco, è sottile e lo posso mettere anche sulla palpebra superiore.
Ok. Per il momento tutto bene. Poi appoggiamo un secondo, vediamo un po'. Naturalmente si picchietta perché vada bene, bene, bene dentro nelle pieghe. Ok. Ok. Bon, poi mettiamo questa Royal Powder di Erichioba per Cosmify su Ico, questa incolore che utilizzeremo con sto pennellino qui di Jessup. Che è così uno sfumino. Carini questi, hanno anche dei colorini graziosi. Ho scelto il verde, un colore che mi piace tanto. E, ecco, non sono i pennelli di MAC, cioè adesso, però dai, fanno il loro lavoro. Comunque poi hanno un prezzo veramente irrisorio. Su Amazon mi pare anche questi. Poi, questo l'abbiamo fissato, facciamo un trucco occhi che volevo fare oggi con la palettina di Custudio, questa personalizzabile che però io ho preso già personalizzata e che contiene un panna, un grigio chiarissimo, un grigio scurissimo e un azzurro. Ok. Ci aggiungo però, per vivacizzare un po', l'Ultimate 24 ore di Rimmel in blu, mi sembra. Questo qui è proprio un blu, non mi ricordo il nome perché purtroppo il nome è sulla plastichina che poi si tira via. È un matitone Kajal e non mi ricordo, mi sembra che diceva blu carbone, qualcosa, cioè ti suggeriva l'idea che fosse un blu molto scuro, e infatti lo è. È bello, a me piace. L'ho steso un po' così perché tanto lo sfumeremo. Infatti, questi sì, ok. Li sfumiamo. Partiamo utilizzando il panna, sempre col pennellino, quello di prima. Dall'interno occhio, poi mettiamo un po' di argento qui, angolo esterno, facendo un po' casaccio, non è che sto strutturando chissà che trucco. Poi prendiamo un pennello a penna, sempre di un petit crease. In realtà prendiamo il grigio scurissimo e ripassiamo un po' la matita. La matita andava messa dopo, ma fa niente. Facciamo anche un piccolo angolino che lifta un po' l'occhio, nei limiti del possibile, ovviamente. Ecco, anche qui liftiamo un po'. Bah, l'azzurro, c'ho i miei dubbi su st'azzurro. Mettiamo ancora un po' di argento qui nell'angolo interno. Al più un pizzichino, è scriventissimo, eh? E mettiamo proprio un tuchelin, tuchelin, quindi proprio qui nel centro dell'occhio, non di più. Non vogliamo mettere troppo, è un colore molto difficile secondo me l'azzurro. Difficile da gestire e poi direi che vale la pena di sfumare. Sfumiamo. Direi che abbiamo sfumato abbastanza. Ripassiamo con un po' col pennello sporco di correttore per tirar via eventuali sbavamenti. Sbavo sempre qui sull'occhio sinistro.
quello che ha peraltro anche la palpebra più calante, ma tant'è, è così, e poi con un dito pulito tamponiamo. Boh. Passiamo adesso. Vediamo fondotinta come si sta comportando. Beh, non male. Nel senso, al momento non si sta né aprendo né facendo robe strane. Mettiamo un po' di cipria per fissarlo, anche se non mi sembra praticamente lucido. Too Faced, la Translucent di Born This Way. Zacchete. Questa è una cipria che esiste da una vita. Io l'avevo anche usata anni fa, adesso me l'hanno regalata, l'ho detto già diverse volte, lo so, mi ripeto. E me l'avevano regalata a Natale, era quella col pennello. Quest'altro pennello da cipria, sempre di Jessup. Scusate, non ho scaricato il prodotto. Adesso svolazza un po', ecco qui. Invece, se mi svolazza troppo la cipria in polvere libera, fate così, così vi ricade dentro e non lo sprecate, e vedrete che svolazza molto meno. Ecco fatto. Non è rimasta niente, l'abbiamo utilizzata tutta. Poi cosa usiamo? Usiamo un po' di bronzer. Comunque sono contenta perché il colore mi sembra che vada bene. Mi vedete sbiancata? Non credo. Terracotta Clair Light Brunette di Guerlain, un classicone. Adoro le terre così piccoline. Poi prodotti in generale piccolini, perché se no non li finirete, ma almeno io, eh. Ne ho tanti, quindi a volte, guarda, in realtà io di quello di cui ho tantissimo sono le palette occhi, lì veramente sono un'esagerata. Però in realtà di altri prodotti non è che io ci abbia tante terre. Ecco. Un po' di contouring al naso, direi che è indispensabile nel mio caso, e blush. Come blush voglio usare questo qui, che è favoloso, ce l'ho da tanti anni, ma è fantastico, di Hourglass Ambient Lighting Blush o Blush Blush Lumiere Luminous Flush. È un rosa freddo malva, che è una roba meravigliosa. Boh, potete anche non scaricarlo, secondo me, i prodotti, che almeno io, da ignorante, faccio così. E non vi fanno macchia, ma è una roba pazzesca, cioè le polveri auree, credo che siano tutte polveri cotte, sono stupende. Io ne ho un po' di queste palettine, sono tutte molto molto belle. Un po' di illuminante, quale illuminante usiamo? Beh, prendiamone uno di Clio e direi che siamo un po' sul rosato. Potremmo prendere Aurora, questi illuminanti sono ottimi. Per chi ama degli illuminanti che si vedono, però che non vi involgariscono, ecco, questo qua Aurora, i colori sono delicati, però guardate che fanno, eh. Io li prelevo così e li applico non troppo sopra le zampe di gallina. Un pochino qui. Non esagero con l'illuminante. E poi con un pennello super super grande, super super morbido, tipo questo che non c'è neanche il brand, però è stato preso su Amazon. Era un set. Faccio così, così le tre barre, l'ho detto diverse volte, bronzer, blush, illuminante, si fondono un pochino. Abbiamo quasi finito. Piccolo tocco di Gimme Brow, Gimme Brow. Io uso il grigio Benefit, leader di... No, non toccatemi Benefit. No, ma siccome è veramente leader nel trattamento, nella colorazione delle sopracciglia, secondo me è fantastico. Ho preso anche il loro mascara, non l'ho ancora usato, perché ne ho ancora uno aperto e un altro in pole position di Charlotte Tilbury,
che già conosco, l'avevo preso in una mini size e poi in una full. Veramente fantastico. Comunque, Dark Love, mascara di Clio, questo dovrebbero scadere a fine marzo, quindi tra pochi giorni, i 3 mesi classici. Adesso ho deciso che scrivo, quando mi sono comprata apposta, ho preso su Amazon dei pennarelli, quelli della Pentel, famosissimi, quelli indelebili, così sopra le confezioni di trucchi ci metto, di trucchi scusate, di mascara ci metto i classici 3 mesi, perché gli altri prodotti, vabbè, i fondotinta li apro, li finisco, ciao, altri prodotti. Altri prodottini, diciamo, le polveri, insomma, durano tanto di più. I rossetti, anche i rossetti, com'è? Durano tanto. Io mi comporto così con i rossetti. Se aspetto che magari prendano una brutta consistenza o odore, credetemi che vi succede, eh? Io non credevo, ma mi è capitato. Anche di marca ottima, quando prendo un odore che capite che è il momento di buttarli. Oppure si altera il colore e la texture. Cos'è che mi ci manca ancora? Ma certamente il rossetto. E avevo già preparato questo qui di Mesao da Milano, che è lo 01 della collezione di San Valentino di un anno o due fa, che era una confezione stupenda. Perché 4 rossettini vi venivano dati in omaggio, in una scatola fantasmagorica. Scusate, però io col rossetto ho un problema, lo sapete, devo mettere gli occhiali perché avete questo è un nude, però insomma proprio ecco. E infatti stavo sbavando un po'. Ecco qua. È un nude rosa, molto bello. Veramente bello, sono dei rossetti molto belli. La Mesao da me piace come brand. Ok, vediamo se ho dimenticato qualche cosa. Ah, un passaggio che spesso dimentico è quando faccio i video. No, nella vita quotidiana mi ricordo sempre il fissatore che è indispensabile anche soprattutto quando mettete la mascherina. Tra l'altro questo fondotinta dovrebbe essere no transfer, lo testeremo. Questo periodo sapete che sto finendo quello di Bourjois che però si trasferisce sulla mascherina. Va bene, fissatore, questo qui è il The Pore Professional Super Setter di Benefit, è ottimo, lo uso da poco ma è ottimo. Ho appena finito quello di Urban Decay che è buono ma questo ha dalla sua un profumo che non è molto meno chimico e poi non ha l'alcol, quindi se avete una pelle secca, non è il mio caso che è mista, però se avete una pelle secca o così. Ok, gente, trucchino fatto, non so se vi piace e naturalmente vi aggiornerò. Adesso vedo se fare un altro breve video stasera. Per aggiornarvi sull'andamento, cioè su come si è comportato il nostro Infallible Fresh Wear 24 ore, che io ho nel color Ivory, insomma, mi sembra che come colore vada bene, non sia particolarmente. Questo di Bourjois mi sembra un pochino più coprente, però non lo so, ecco, come dire. Confortevole sembra sia abbastanza confortevole, non sento né tirare né niente. Vediamo se va nelle pieghe o se supera la prova delle over 60. Ragazzi over 60, fatevi avanti, fate video, fate quello che volete. È carino perché apprezzo molto che delle mie follower mi scrivono, dai, come sono contenta, anch'io più o meno la tua età. Oppure mi dicono, ma io non credevo che delle persone della nostra età potessero fare video. No, ragazze e ragazzi, io penso che bisogna sdoganarla un po' sta roba qua dell'età, no? Sesso, età, appartenenza religiosa, ma
santo cielo, no? Io credo in una cultura libera, che ognuno possa esprimersi come preferisce, sempre naturalmente nell'ambito delle leggi e nell'ambito, diciamo, del rispetto degli altri, questo senz'altro, e dei minori, che sono insomma tutto un altro discorso. E niente, ripeto, non so se farò uno spezzone di video stasera oppure semplicemente vi scriverò nell'info box. Cavolo, mi sa che era un po' storta l'inquadratura. Vabbè, fa niente, ormai è andata così. E ricordatevi che prossimamente, penso nel fine settimana, oggi mercoledì, quindi tra giovedì, venerdì, sono 3-4 giorni, farò la prova, questa prova, con la Infallible Freshwear 24 ore Foundation in a powder, che è a consistenza, mi hanno detto, secca! Boh, vediamo come si comporta. E io qui ho preso questo colore, credo che sia azzeccato, perché lo 040 Chamois. Cosa stai dicendo, Paola? È cashmere, Chamois. Credo di essere in Val d'Aosta. È cashmere. È cashmere. E anche perché questo sulla scelta, poi magari lo provo ed è un disastro, però sulla scelta del colore qui sono stata facilitata dal fatto che sono passata per puro caso da un Tigottà e ce li avevano, naturalmente l'espositore era stato saccheggiato di questo liquido, non c'era già più praticamente, c'erano tutti dei colori super scuri e anche di questo qui c'era poco e niente, però come dire, c'era questo qui, dice, perché no, perché non l'hai preso? Perché volevo essere sicura, ci volevo pensare un po'. E ho visto il famoso 180 che tutti tendono, le pelli chiare tendono a prendere, perché dal sito sembra più chiaro di questo, invece nella realtà guardate che il 180 non è chiaro. La scelta mia era tra il 40 e il 140, così vedendoli. Poi alla fine online mi sono decisa per il 40, sempre per la regola che è meglio un po' più chiaro che un po' più scuro. Mi sembra così, occhi e croce, che sia un po' come questo. Cioè bello, ha dentro, come dire, un pizzico di tonalità fredda, non è troppo giallo, e che è un po' un mio problema, non le voglio troppo gialli. E non voglio ovviamente tonalità calde, perché salvo rari casi, perché in qualche caso mi stanno bene tonalità chiarissime con un pizzico di caldo, che poi sarebbe un pizzico di giallo, però vabbè, insomma, non facciamola troppo lunga, è passata mezz'ora, e fate quello che vi fa stare bene, non mollate il periodo, lo sappiamo, è durissimo, ma dobbiamo resistere, e forza, over 60! Ciao amiche e amici, dalla vostra Gattaluna, forza anche tutti gli altri, ovviamente. Un video, eh? Eccoci! Ah, ciao, video, ciao! Sì. Ciao gente, al sole si sta proprio bene, oserei dire, visto che abbiamo camminato un po', che fa anche un pelino caldo, vero? Sì. Per le beauty, i beauty addicted, informo che il fondotinta indossato stamattina regge benissimo, non è andato nelle pieghe, non ha seccato la pelle, quindi direi very 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 good. Poi vediamo eventualmente stasera se è il caso di aggiornarsi ancora. Eh sì. Ciao. Ciao, ciao. E come potete vedere sulla mascherina c'è un po' di segno di rossetto, ma fondamentalmente il fondotinta non ha fatto trasferimento. Sono questi due segnetti qui del rossetto che avevo su. Il resto, questa è l'ombra, vi garantisco che è pulitissima la mascherina, non ha trasferito naturalmente, però ciò non toglie che, tanto per mostrarvi un paesaggio migliore, dopo 8 ore la butteremo via lo stesso. Ciao!